E allora rieccoci, ben ritrovati al nostro appuntamento e approfondimento sui fatti del giorno. In prima pagina quest'oggi prenderemo un caffè con il sindaco di Pesaro, nonché presidente di ALI, il sindaco Matteo Ricci, al quale do il benvenuto. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a tutti. Ecco, spero che qui, insomma, ritrovi un po' quell'ambiente, come dire, familiare del suo pane e politica, no? Dalle cene a casa dei cittadini al caffè, insomma, si parla di politica meglio a tavola. Sì, bisogna cercare tutte le forme informali per farlo. Io ho provato a farlo nelle famiglie italiane, prima nella mia città, poi in questo giro stupendo nella provincia italiana, da Matera fino a Faenza. E tutta questa storia la racconterò in un libro che uscirà il 7 di novembre, perché davvero vengono spunti politici molto interessanti e soprattutto non si fa mai analisi vera della sconfitta, mentre invece le ultime politiche per il centro-sinistra sono state una sconfitta storica. E se si vuole tornare a vincere bisogna ascoltare, ascoltare e di conseguenza elaborare le politiche giuste, le proposte giuste per tornare ad essere maggioritari nel paese e vincere. Ecco, e gli appuntamenti in calendario sotto il profilo politico, ma non solo, sono molti, a partire dal ritorno alle urne nel 2024, che tra l'altro sarà un anno particolarmente importante per la città di Pesaro. Ma parleremo del suo libro, parleremo anche del suo futuro politico tra pochissimo. Come saprà, qui ogni mattina cerchiamo di approfondire le notizie principali del giorno. E allora, ieri ho letto proprio sulle pagine del Corriere Adriatico una sua intervista che ha fatto un po' da apripista, diciamocelo, guardando l'edizione odierna del Corriere agli altri sindaci. Il tema è quello della fusione dei comuni. La sua posizione è quella di presidente dell'ALI, la Lega Italiana delle Autonomie Locali. Come questo si concilia, il principio dell'autonomia, con quello di fusione delle amministrazioni? Beh, le fusioni sono volontarie, quindi tutto sta all'autonomia, alla volontà delle amministrazioni e delle popolazioni di portarle avanti. Certo, servirebbe una legislazione più incentivante in qualche modo che spinge i comuni a lavorare insieme, magari a introdurre dei meccanismi, dei percorsi che possano portare alla fusione. Non è facile, perché ovviamente noi siamo il paese dei mille campanili e quindi ogni comune ha una sua identità, però se guardiamo avanti, se guardiamo le opportunità, la competitività, sono percorsi che si possono fare. Noi ne abbiamo provati a fare due, uno è andato male con Bombaroccio, perché il referendum a Bombaroccio ha prevalso il no e quindi ci siamo fermati, e l'altro è andato molto bene a Montecicardo, perché in quel caso al referendum ha stravinto il sì. In quel caso abbiamo fatto una fusione per incorporazione, abbiamo salvato un comune come Montecicardo in gravissime difficoltà, gli abbiamo dato grandi opportunità di investimenti che non avrebbero avuto, investimenti che abbiamo iniziato a fare, e al tempo stesso il comune di Pesaro è diventato più grande, oggi siamo oltre 97.000 abitanti e abbiamo ottenuto un contributo dello Stato di 2 milioni all'anno che ci consente di avere più servizi sociali, più servizi educativi e più politiche culturali. Ecco, sulla stessa lunghezza d'onda pare oggi essere anche il sindaco di Fermo. Va detto che questo esperimento, poi riuscito, in molti comuni, specie della provincia di Pesaro Urbino, ad esempio a Fermo non è mai andato in porto. Però il sindaco Paolo Calcinaro ha detto che il progetto di fusione, ad esempio con Porto San Giorgio, che insiste sulla costa, in qualche modo metterebbe in connessione la realtà dell'entroterra con capoluogo, con quella costiera, aumenterebbe il peso geopolitico, ecco, adesso va tanto di moda questa espressione della nostra città. Che peso ha evidentemente una città con più numeri? Sembra banale dirlo, però quando si parla di risorse, oggi lo sappiamo benissimo perché i progetti per le amministrazioni locali camminano sulle gambe dei fondi europei, non ultimi chiaramente i fondi del PNRR. Ma è evidente che se si mette insieme un territorio omogeneo, quel territorio funziona meglio ed è anche più competitivo. Noi, oltre ad aver fatto la fusione, abbiamo fatto l'unione dei comuni con tutti i comuni della Vallata del Foglia, un'unione importante perché rappresenta circa 150.000 abitanti. E io spero che prima o poi quest'unione, almeno parzialmente, possa diventare un unico comune, penso in particolar modo a Pesaro, Montelabate e Valle Foglia. Soltanto che questi processi
funzionano se in genere partono dal comune più piccolo. Se partono dal comune più grande non funzionano mai, perché sembra che il comune più grande ha smania di allargarsi, di inglobare, quindi, come dire, rischia di non passare il messaggio giusto. E quindi, a mio parere, questi processi funzionano quando l'iniziativa viene presa dal comune più piccolo, come è successo nel caso di Monteciccardo per noi. È ovvio che quando i comuni sono di una certa grandezza si fa una fusione normale, alla pari, si deve essere pronti a cambiare il nome o comunque a rafforzare il nome, quindi in quel caso fermo Porto San Giorgio, bisogna avere anche generosità perché altrimenti le cose non funzionano. Poi ci possono essere dei meccanismi che garantiscono autonomia comunque al comune più piccolo o al comune inglobato nel caso delle fusioni per incorporazione. Nel nostro caso, Monteciccardo, statutariamente gli abbiamo riconosciuto dei poteri che gli altri quartieri, le altre zone di Pesaro non hanno. Ad esempio, il Consiglio Municipale di Monteciccardo ha potere di veto su tutto ciò che riguarda Monteciccardo, cioè noi non possiamo portare nessuna delibera in Consiglio Comunale o in Giunta che riguardi Monteciccardo senza aver avuto il parere favorevole del municipio di Monteciccardo. Quindi garantiamo a loro autonomia decisionale, ma gli garantiamo anche una gestione amministrativa più funzionale e più robusta. Parafederale, definiamola così. Diciamo, sono degli avvertimenti che si prendono per garantire un piccolo territorio che non scomparirà e i loro rappresentanti che avranno comunque ruolo. Quindi sono meccanismi che la legge consente, che a mio parere aiutano a convincere le comunità più piccole ad entrare in una comunità più grande. Senta, da un argomento all'altro, però questo tema che andiamo a trattare rientra senz'altro nell'alveo più ampio dei fatti di attualità. Parliamo di immigrazione, immigrazione fuori controllo e che vede in qualche modo protagonista anche la nostra regione. Dal 2023 sono stati numerosi, quasi una decina, gli sbarchi nello scalo dorico di Ancona e notizia di oggi è che il governo Meloni pensa e guarda Falconara Marittima come una possibile area in cui individuare i centri per il rimpatrio. Si tratta ovviamente soltanto di un'ipotesi, già in passato si era pensato alla città di Camerino, all'ex area di Camerino, per insomma, costruire e realizzare questi centri per il rimpatrio. Lei cosa ne pensa? Ma io sono contrario a quest'idea di centri per il rimpatrio che addirittura, dove le persone addirittura possono stare 18 mesi, cioè un anno e mezzo. Sembrano più campi di concentramento che centri per il rimpatrio, sinceramente. Provo ad immaginarmi che condizioni ci saranno all'interno, che condizioni psicofisiche ci saranno e al tempo stesso quanta paura potrà nascere nelle comunità della città che la ospita, questa struttura. Io credo molto nell'accoglienza diffusa, penso che il governo debba fare due cose. Nel momento in cui la propaganda ha, come dire, battuto qualsiasi forma, scusi, la disperazione ha battuto qualsiasi forma di propaganda, e quindi tutta la propaganda che la destra ha fatto in questi anni è finita nel nulla, perché gli sbarchi sono quadruplicati, bisogna prendere atto che bisogna allargare i flussi migratori regolari, cioè dare delle opportunità di lavoro e di inserimento nella società regolare più ampi rispetto a ciò che si fa oggi per ridurre le partenze clandestine, e al tempo stesso ci vuole un'accoglienza diffusa, perché laddove metti grandi centri come questi centri di rimpatri in comunità troppo piccole, si crea tensione, si crea paura, non si crea integrazione. E che cosa volete che faranno quei ragazzi chiusi lì per un anno e mezzo? Proveranno a scappare. E questo è quello che succederà. E quindi sono sistemi che non funzionano, mentre invece l'accoglienza diffusa, laddove è stata fatta con questo criterio che noi abbiamo avanzato come sindaci, che è tre migranti ogni 1.000 abitanti, è un'accoglienza che spesso e volentieri ha creato integrazione e ha ridotto al minimo le tensioni con la popolazione.
Senta, veniamo invece alle questioni che riguardano la sua città, che amministra ormai da 9 anni, quindi al suo secondo mandato. Ecco, ieri sono partiti i lavori che hanno interessato la stazione, lì c'è tutto un progetto di riqualificazione, parlavamo prima dei fondi PNRR, in questo caso si tratta in parte di fondi ministeriali, l'importo totale dell'intervento è di 16 milioni. I lavori sono già partiti, ci può illustrare la roadmap? Sì, è uno dei tanti investimenti che sono in partenza in questi mesi e faranno di Pesaro una città cantiere, ahimè anche durante il 2024, ma stiamo cercando di abbellire i cantieri con la comunicazione, la grafica della Capitale 2024, dimostrando che quei cantieri, volendo dimostrare che quei cantieri sono in qualche modo parte di una città in trasformazione, grazie anche alla Capitale della Cultura. E abbiamo ottenuto una marea di investimenti pubblici, stiamo parlando di 1.800 milioni, e sono cifre sbalorditive per una città come Pesaro, e quindi una parte di questi investimenti è stata realizzata, una parte è in partenza, una parte verrà realizzata nei prossimi anni. Tra questi c'è la nuova stazione, sono 16 milioni di investimenti di RFI e in parte del Comune di Pesaro, quindi avremo l'attuale stazione completamente riqualificata con il piazzale antestante ugualmente completamente riqualificato, quindi finalmente avremo una stazione adeguata, perché a mio parere sono almeno 20 anni che la stazione di Pesaro necessita di una riqualificazione. Quindi bene, avanti così, saranno tanti gli investimenti che partiranno in questi mesi, in alcuni casi sono statali, in alcuni casi sono comunali, però sono tutte risorse attratte dalla città negli ultimi anni e che i cittadini possono verificare visitando il sito pesarochecambia.it, dove in una mappa molto semplice come c'è su Google Maps si possono verificare tutti i finanziamenti ottenuti, i cantieri in corso, i lavori, e quindi sono anche le tempistiche, è anche un grande strumento di trasparenza per i cittadini, perché così possono seguire la trasformazione concreta della propria città. Le dispiacerà non essere presente con la fascia tricolore all'inaugurazione poi di queste opere che lei ha iniziato e voluto? Un po' sì, però sono entrato nella dimensione dell'eredità, cioè mi rendo conto che come ogni sindaco vorrei che le cose pensate, finanziate, progettate venissero fatte tutte dentro il mandato, però i tempi dei lavori pubblici purtroppo sono tempi spesso molto lunghi e quindi le opere le vedranno gli altri amministratori, però insomma è un po' l'eredità che lascio alla città, tante cose che i cittadini già realizzate, che i cittadini hanno potuto vedere, però anche tante cose che vedranno nei prossimi anni e che vedranno protagonisti i futuri amministratori della città, sperando che qualcuno si ricordi di questa grande eredità che abbiamo lasciato. Poi parliamo anche del suo futuro, Ricci, perché chiaramente continuerà a fare politica. Lei è anziano politicamente, nel senso che ha tanti anni di esperienza dalla sua, ma ancora molti anni davanti, perché anagraficamente è molto giovane, e quindi immagino che la sua avventura politica continuerà. Poi magari ci dirà dove e come. Ma torniamo a Pesaro, Capitale della Cultura 2024. Lei ha detto: abbiamo pensato ad un progetto che guardi insomma tutto il territorio, a tutti i 50 comuni della provincia, perché può essere una grande opportunità per tutto l'indotto. Ecco, lei prima parlava di campanilismi, mi sembra di capire che l'appello e l'invito sia al superamento. Sì, abbiamo deciso di gestire questo avvenimento storico non in maniera egoistica, ma facendolo diventare una grande occasione per tutta la provincia. Innanzitutto, domani saremo nel comune di Peglio, al Festival dell'Appennino, e lì daremo il calendario dei comuni che saranno insieme a noi il prossimo anno Capitale della Cultura, perché ogni settimana del 2024 un comune della provincia sarà insieme a Pesaro Capitale della Cultura. Quindi il programma che stiamo allestendo si svilupperà nel comune di Pesaro e in quella settimana anche in un comune della provincia. È un modo per coinvolgere tutti, per valorizzare le tante bellezze e le tante ricchezze che abbiamo nel territorio della provincia di Pesaro Urbino, ed è per noi anche una grande occasione per tutte le Marche. Io spero che la Regione Marche approfitti di questa occasione. Fino a questo momento è molto timida, devo dire la verità, non ne parla quasi mai, non si capisce che contributo vero vuole dare.
È un peccato perché noi comunque Guardi, la cultura la faremo. lunedì avremo ospite qui proprio l'assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, quindi insomma se vuol cogliere Speriamo che l'opportunità. valorizzino di più questa occasione perché è un'occasione per tutte le Marche, non è un'occasione solo per Pesaro. È la prima volta che una città delle Marche è capitale italiana della cultura, non era mai successo prima e dobbiamo viverla come una grande opportunità per tutta la regione, anche perché le persone che verranno a Pesaro poi gireranno, non è che stanno qua e quindi potranno visitare il resto della regione. È importante collegarci e far sì che le Marche utilizzino il brand Pesaro Capitale della Cultura come un brand di valorizzazione dell'intera regione. Al momento mi sembrano un po', come dire, un po' assenti. Senta, avrà sentito sicuramente che nei giorni scorsi si sono svolti dei casting nella città di Ancona e lei mi dirà, ma io che c'entro? Glielo spiego, ma sicuramente lo saprà già. A ottobre partirà una fiction targata Rai e diciamo, dedicata alla memoria del sommo poeta di Giacomo Leopardi. Ebbene, si girerà in tutte o quasi tutti i capoluoghi principali delle Marche, quindi Ancona, quindi Macerata, quindi Ascoli Piceno. E con stupore ho appreso che invece manca Pesaro, Pesaro, capitale della cultura 2024. Come mai? Ne ha contezza? Non lo so, ogni tanto capitano queste cose, ma a me non interessa far polemica. Io ripeto, noi comunque il prossimo anno avremo una visibilità straordinaria. Ci aspettiamo ovviamente l'aiuto che la regione ci deve dare, ma penso che per la regione sia un'opportunità di promozione per tutta la regione. Ecco, mentre invece sembra che è una cosa che riguarda solo Pesaro, è un errore. A maggior ragione nel momento in cui noi non vogliamo viverla in maniera egoistica e quindi spero che la regione riesca a valorizzare maggiormente ciò che stiamo facendo, partecipando, ovviamente dicendo la sua, ma anche, come dire, collegando questa occasione alle tante altre cose che avverranno nel 2024 nelle Marche. Senta, la riporto alle questioni di casa sua, perché questa mattina sulle pagine del Resto del Carlino c'è cioè, diciamo, un affondo da parte del centrodestra che invoca le dimissioni del suo assessore, l'assessore Maria Rosa Conti, espressione peraltro dei Verdi, dice non è adatta al ruolo e non curante delle regole. È il frutto degli accordi romani di un sindaco che pensa solo al suo futuro. Questo è il virgolettato che mi limito semplicemente a leggere insieme a lei. Vuole rispondere qualcosa? Tanto sulla Ma guardi, figura. voi fate la rassegna stampa tutti i giorni, quindi immagino che ogni tanto nella rassegna stampa pesarese ci arrivate. Certo. Il centrodestra, diciamo, l'opposizione a Pesaro non tocca palla, non ha argomenti, non riesce a incidere su nulla e anzi fa grande fatica a difendere la regione sul tema della sanità in questi giorni, quindi diciamo tendenzialmente non ha argomenti. Sinceramente questo attacco è un attacco del tutto, come dire, inappropriato perché si inseriscono dentro una vicenda interna di un partito che è i Verdi. L'assessore Conti in questi giorni ha avuto degli attacchi da un esponente interno dei Verdi, non si capisce cosa c'entri l'opposizione. Quindi è una vicenda interna loro, non ha nulla a che fare con l'azione amministrativa. La Conti sta facendo un ottimo lavoro. E quindi ovviamente noi la difenderemo perché non c'è nessun motivo amministrativo per chiedere le dimissioni. Quindi È stato mi sembra solo un modo per stare un po' sulla stampa non avendo altri argomenti. Ecco. chiarissimo. Senta, parliamo di appuntamenti, il Festival delle città, anche questo, diciamo, un evento al quale tiene molto perché porterà a Pesaro i volti e i nomi noti della politica nazionale, ci saranno ministri, dovrebbe arrivare anche la segretaria Schlein, se non erro. Sì, in verità si svolgerà a Roma per il quinto anno consecutivo, è un festival, una kermesse nazionale che organizziamo come ALI, insieme a Valerio Lucciarini, che è il segretario generale dell'associazione, e lì ci sarà un grande appuntamento dove ministri, Piantedosi, Crosetto, Fitto, si confronteranno con decine di sindaci italiani e poi avremo tanti leader politici, dalla Schlein a Calenda, e stiamo aspettando altre novità. E poi tantissimi sindaci di tutta Italia, tantissimi giornalisti, esponenti della cultura, dello sport. Avremo un grande appuntamento con il ministro dello sport Abodi, il presidente del CONI Malagò, e i nostri Magnini e Tamberi, Tamberi in collegamento perché si sta allenando ancora
in quei giorni, si allenerà ancora in quei giorni, Magnini invece è in presenza e quindi sarà anche un grande appuntamento sui temi dello sport nazionale. Quindi siamo molto soddisfatti del programma. È una kermesse nazionale, ovviamente tutte queste persone che abbiamo invitato a Roma in questi giorni dal 3 al 5 ottobre, poi sicuramente molti di questi saranno invitati durante l'anno della capitale della cultura, Pesaro, e quindi diciamo le relazioni che ho sviluppato a livello nazionale sono relazioni che porteremo sicuramente nella nostra città nel 2024. Bene, quando uscirà il suo libro, che poi diciamo, trae nome e spunto dagli incontri che faceva con i cittadini, Pane e Politica. L'uscita prevista è il 7 novembre, la casa editrice è la Paper First, è la casa editrice del gruppo del Fatto Quotidiano, e il titolo sarà Pane Politica, il sottotitolo sarà Per un centro-sinistra che torni a vincere, e Walter Veltroni mi ha onorato della sua prefazione, quindi sarà una prefazione autorevole come quella di Walter Veltroni, ed è un contributo che do alla situazione politica, al dibattito in particolar modo nel campo del centro-sinistra. In questi mesi che saranno mesi complicati, mesi di opposizione in un autunno caldo dal punto di vista socio-economico, e saranno anche mesi di preparazione alle elezioni amministrative ed europee che assumeranno una valenza Certo. strategica perché per il governo le europee saranno elezioni di midterm e quindi la prima verifica in un voto nazionale per il governo e per le opposizioni. E poi si voterà in più di 4.500 comuni, quindi saranno elezioni amministrative molto molto importanti, il turno amministrativo più diffuso in Italia e si voterà ovviamente anche nella città di Pesaro. Ma adesso che il suo futuro, come dire, è tutto da scrivere, ha una tavolozza bianca, mi dica la verità, un pensiero all'Europa ce l'ha fatto. Ma intanto, come si può immaginare, sarò molto molto impegnato nella fine del mandato, quindi farò il sindaco fino all'ultimo giorno con grande determinazione. Primo perché abbiamo tante cose da portare a termine, secondo perché avremo l'occasione della Capitale della Cultura che sarà impegnativa al massimo, già ora davvero non sappiamo, non ci bastano le giornate. E poi dovremo preparare al meglio le elezioni amministrative, quindi io vorrei lasciare una bella eredità in termini di investimenti, ma vorrei, come dire, lasciare innanzitutto un'eredità politica, cioè quella di continuare a far vincere le forze progressiste e riformiste insieme al civismo nella mia città, quindi già questo è un impegno, diciamo, straordinario. E poi, come ho già detto pubblicamente, se la segretaria riterrà utile una mia candidatura alle europee, io sono disponibile perché penso che questa esperienza dei sindaci sia fondamentale per vincere le elezioni, quindi dipenderà molto dalle scelte che la segretaria farà nei prossimi mesi, però se riterrà utile la mia candidatura per le elezioni europee, ho già detto pubblicamente che sono a disposizione. Matteo Ricci, stacanovista della politica. Beh, di certo non mi annoio, di certo non ci si Questo è poco ma annoia. sicuro. Va bene, allora facciamo così, prendiamoci l'impegno, se le farà piacere di tornare qui, magari a ridosso delle elezioni, così facciamo anche un po' un bilancio di questi due mandati. Volentieri, Che dice? Va molto bene? volentieri, molto volentieri. Ovviamente aspetto Vera TV in tutte le occasioni che avremo per la Capitale della Cultura. Lo sa che noi ci siamo sempre. Grazie ancora, grazie del tempo che Grazie a ci ha voi. dedicato al Buona sindaco giornata a tutti. Matteo Ricci. In bocca al lupo per i prossimi impegni e buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, amici, e continuiamo con la nostra ampia programmazione. Vi aspetto subito dopo la pubblicità. A tra poco.